Io vengo per ultima, ma compito più difficile. Allora, nel senso che molte cose sono già state dette, ecco, quindi io mi scuso se ripeterò molte cose, perché la presentazione del dottor Masi sarà il mio filo, diciamo, per integrarmi, e facendo un po' delle riflessioni dal punto di vista, io mi occupo e lavoro in un reparto di urgenze, no? Quindi, e poi in questo abbiamo molto collaborato appunto con il centro di riferimento della DHD del nostro ospedale, per cui è stato, devo dire, molto interessante, no? Perché è un punto di vista che è molto difficile integrare, proprio perché la popolazione delle urgenze che noi siamo abituati a vedere, appunto, diciamo, sono una popolazione molto eterogenea, appunto, faccio rivedere, no? Queste classi, la classe 1 e classe 2, e 2 sono le urgenze vere, diciamo. Quelle altre che comunque, considerando anche la tipologia diversa dei centri, no? Sono, diciamo, quelli che accedono e anche popolano i pronto soccorsi, però poi in realtà non arrivano ad aver bisogno di un ricovero, no? Quindi anche questa cosa io la vorrei dire, perché noi come ospedale è vero che ricoveriamo già con delle, diciamo, invii molto in neuropsichiatria infantile del territorio, però facciamo anche le consulenze del pronto soccorso, diciamo, più vicino territoriali, e devo dire che molte volte in pronto soccorso la carenza dello specialista, no? Determina già una, diciamo, una viziatura di difficoltà ad accedere dei percorsi, no? Quindi, come già il dottor Maschietto aveva detto all'inizio, mi sembra importantissimo riprendere il tema dell'organizzazione dei servizi, perché l'urgenza psichiatrica è anche una, come dire, un termometro dell'organizzazione dei servizi, perché se non c'è una rete che funziona molto, funziona con un'alta specialità, quindi vuol dire con una capacità anche flessibile di adattare le risposte, perché negli adolescenti c'è bisogno di un ventaglio di risposte articolate. L'urgenza è un'ottica molto particolare che noi andiamo a vedere, e chiaramente in un ricovero che è organizzato e specializzato per seguire. Però io appunto parlo sempre molto con i colleghi territoriali, ma anche gli altri, e sento veramente delle situazioni molto difformi e anche molto difficili da governare, con, nonostante, diciamo, no, ancor più con i tempi che corrono. Quindi questo è un preambolo, perché io, quando parlo del, diciamo, quando si parla dell'urgenza psichiatrica, è sempre difficile, capire bene di cosa si parla, no? Perché, anche definire l'emergenza, come la Sara aveva già detto stamattina, nell'età evolutiva l'urgenza dipende molto di più, cioè la patologia dipende molto di più dall'ambiente. Questo ce lo dobbiamo ricordare, non perché io voglio dire che tutto è disadattamento sociale, stress, ma che nell'età evolutiva, se noi non interveniamo con dei percorsi di cura e anche di valutazione diagnostica precoci, dopo, nella, diciamo, difficoltà anche di rete dei servizi, questi pazienti complicano la storia naturale, la complicano perché non vengono riconosciuti, non ricevono le cure, ma che io non penso ancora a quelle farmacologiche, no? Perché nei bambini, quindi ripercorrendo l'ottica del neurosviluppo e le traiettorie evolutive, che è l'ottica più utile, oltre che più sottolineata in letteratura, per, diciamo, una good medical practice, no? Cioè, noi dobbiamo conoscere bene quello che stiamo vedendo e curando, e anche organizzando delle risposte che siano efficaci. Quindi, ripensando, diciamo, un po' al campione della nostra ricerca, è stato molto difficile anche, no? Perché appunto queste sono soltanto riflessioni preliminari, ed è difficile tirare delle conclusioni, proprio perché molti dati che noi abbiamo visto, intanto è un campione molto eterogeneo, di centri diversi, ma soprattutto anche interessante è l'incrocio dei dati tra diciamo, quello che noi abbiamo visto durante, nel retrospettivo, diciamo, ricostruendo, no? E quello che poi viene fuori dopo, no? Perché appunto già
su questi primi pochi dati si può dire che il dato del 23% della presenza dell'ADHD nel campione totale dello studio è importante perché appunto se si pensa alla prevalenza nella popolazione generale, ma sappiamo che è un contesto. Tra l'altro, tra questi il 60% aveva già una diagnosi e molti di questi hanno già fatto più ricoveri, hanno una politerapia, accedono a servizi più volte, quindi noi purtroppo intercettiamo una popolazione che è già più grave e diciamo a prognosi ci possiamo immaginare un pochino più impegnativa, cioè dove noi non possiamo non dare delle risposte articolate, però è chiaro che questo studio ci deve servire proprio per organizzare meglio in ottica preventiva, in ottica diagnostica, in ottica di intervento e anche di ricerca quello che noi possiamo migliorare, no? Come tutti abbiamo detto. La traiettoria evolutiva è importantissima perché sono sempre di più, tra l'altro, gli studi paralleli con gli adulti, no? Ora sempre più, e questo è una cosa che ci conforta, i colleghi della psichiatria sono, no? Guardano alla storia naturale e in questo non si può non fare perché il carico genetico di questa patologia, appunto, che è un disturbo del neurosviluppo, comporta comunque, e questo l'abbiamo detto in tutti i modi, quindi io lo stresso, cioè il concetto di avere l'ADHD nella storia naturale del disturbo, ma non solo come diagnosi categoriale, perché ora si cerca e si tende sempre di più a dire che sarebbe più, no? È già stato detto, importante cogliere le dimensioni, no? E la trasformazione poi nel corso della vita, questa eterogeneità può cambiare anche in un singolo paziente, no? Non è che io posso fare la diagnosi prevalentemente combinato in attentiva, sì, però quello che noi vediamo per esempio è che negli adulti quella che persiste di più è la forma inattentiva, perché proprio il core, diciamo, sintomatologico che si porta dietro, l'impulsività, forse anche l'iperattività, ma in alcuni che sono, come diceva il dottor Masi, un terzo, ma anche fino al 40%, sviluppano questa disregolazione emotiva. Il concetto, diciamo, nuovo, no? Che il dottor Masi stressa molto, ma perché in letteratura, diciamo, è molto più evidente come questo tratto transnosografico e anche, diciamo, longitudinale è quello che ci aiuta di più se riconosciuto precocemente a organizzare meglio il nostro intervento. Perché? Perché non definisce, diciamo, cioè la concettualizzazione, no, che il dottor Masi diceva, ma che forse lo posso far rivedere andando avanti. Ecco, mettendo la disregolazione emotiva, no, tra i disturbi del neurosviluppo, cos'è che si vuole stressare? Cioè la disregolazione emotiva la dobbiamo concepire proprio come un disturbo nel neurosviluppo, nel senso che in quelli che ce l'hanno hanno proprio una mancata abilità nella regolazione degli stati emotivi, per cui possono, il bambino può apparire già precocemente più arrabbiato, più disregolato, più fluttuante, e questo anche in risposta a stimoli non solo spiacevoli ma anche piacevoli, no? Quindi questo tratto che non è esclusivamente legato all'ADHD, questo io lo voglio dire, si associano il 40% degli ADHD, ma non solo, perché diciamo è un tratto specifico anche delle patologie gravi, di quelle più gravi, in cui poi andremo a vedere pesa anche diciamo la comorbidità, come abbiamo detto. Tra l'altro l'aver individuato, e io ho ripreso insomma un po' questi quattro filoni, cioè le traiettorie più importanti sono sicuramente da considerare. Io parto dall'urgenza, dall'ottica dell'urgenza. Quando io ho un disturbo affettivo o un disturbo del comportamento, che abbiamo visto nel nostro campione sono la maggior parte sicuramente in acuzie, ma diciamo ho in mente queste traiettorie evolutive, devo comunque aver presente che mi posso trovare di fronte a delle scelte diverse. Sicuramente non è che a quelli che vengono in urgenza, e questo risulta anche dai nostri dati, no? Il 4% si dà il metilfenidato in urgenza, il 60%
avevano già una diagnosi, alcuni facevano già il metilfenidato, ma molti poi dopo, anche di quelli che non hanno la diagnosi, ma che noi poi seguiamo nel follow-up, emerge questa comorbidità. Quindi, se noi andiamo a vedere, qui vado veloce perché il dottor Masi l'ha già detta, quindi perché è importante, diciamo, capire, ci sono dei percorsi, no? Perché in quelli, nei disturbi dello spettro autistico, ma anche in quelli ADHD che hanno di più quella, diciamo, disturbo della social cognition, no? Cioè che hanno quella dismetria sociale, no? Ci sono, cioè non tutti ce l'hanno, ma hanno questa componente. È importante trattare l'ADHD perché? Perché io posso incidere anche, e questo studio molto importante dice che quando c'è questa associazione, l'inattenzione correla molto di più con l'impulsività e l'incompetenza sociale. Quindi se io vado, e certo che in un autistico non posso pensare a un farmaco per correggere l'autismo, no? Ma in quel sottotipo, in quel fenotipo particolare che ha un ADHD, che noi abbiamo visto poi a volte viene coperto dal disturbo e l'abbiamo scoperto dopo, del momento dell'urgenza, però in quelli lì io devo pensare alla possibilità di utilizzare il metilfenidato, non nell'urgenza chiaramente, però in quel sottotipo, e questi sono i pazienti in cui, cioè in Italia ricordiamoci che il risperidone è usato 3 volte di più, del Uno. metilfenidato, forse anche di più. Ora non ce l'ho quella tabella, se te la ricordi, comunque sicuramente 3 volte di più non si sbaglia, che è gravissimo, ma in quelli saliamo, saliamo. ADHD, io dico negli ADHD, Sì, non saliamo, saliamo. anche di più, mi dice Dino. Quindi, e i dati sono veramente, quelli del registro del farmaco sono veramente, diciamo, impressionanti. Questo per dire che noi sottoutilizziamo sicuramente le pratiche terapeutiche mirate, perché? Perché nell'autistico, diciamo, a volte solo perché è autistico, no? Noi partiamo con il risperidone. Ecco, in questo sottotipo di clinico, in cui l'autismo è associato a una ADHD, sicuramente è un fenotipo grave, però la letteratura dice che è molto indicato andare a usare il metilfenidato, e questo lo vediamo, no? Lì dove pesa anche la comorbidità della disabilità intellettiva abbiamo sicuramente un problema in più, no? Perché il trattamento farmacologico sappiamo che c'è un 50% di responder, quindi voi mi dite basso, però comunque in quel 50% che risponde, io eticamente non mi comporto bene se non a chiaramente con un'attenta valutazione, io non decido di dargli anche il metilfenidato che potrebbe, sono sempre, diciamo, considerazioni che noi dobbiamo fare con molta attenzione. Non ci sono mai purtroppo delle traiettorie sicure, no? Però è per questo che noi dobbiamo andare a cercare molto i fenotipi, i predittori, e dobbiamo osservare nel follow-up la storia, no? Quindi in quei pazienti lì è chiaro che io posso considerare il metilfenidato o prima addirittura di dargli il risperidone, ma anche dopo, perché se dopo avergli dato l'antipsicotico a quel ragazzino autistico, magari anche con il ritardo mentale che sempre rimane disorganizzato, io ho il dovere, se diagnostico l'ADHD, di andarglielo a dare. E questo è molto importante perché poi vedremo che più avanti è diventato anche nei disturbi del comportamento, diciamo, anche, vabbè, questo lo vediamo dopo. Quindi dicevo, nell'ADHD con la disabilità intellettiva, quello che mi deve, diciamo, indurre a intervenire nel migliore dei modi è che io lo so già che l'effect size è minore. Alcuni non tollerano il farmaco, possono avere l'insonnia, la perdita di appetito, ci sono i frequenti eventi avversi che conosciamo, però il rapporto rischi-benefici sui sintomi ADHD è ancora positivo, quindi meno favorevole nel disturbo dello spettro autistico.
Quello che mi deve far pensare è, cioè, il predittore negativo è proprio la disabilità intellettiva. Quindi più è grave la disabilità intellettiva, più sono non responder. Però in quegli altri io posso provare con delle accortezze. Nei primi giorni, resistere almeno una settimana, basse dosi e via dicendo. Quindi il concetto della disregolazione emotiva, questo è uno studio, importantissimo che ci fa capire come è necessario riconoscerla in quel sottotipo di ADHD associato che può raggiungere il 40%, proprio perché ci sono dati della letteratura, questa è una meta-analisi molto importante che ha partecipato anche appunto il nostro gruppo, c'è anche la dottoressa Aquila Lenzi, e che dice proprio che negli adulti è un'evidenza chiara. Quindi se io curo la disregolazione emotiva precocemente posso migliorare la storia naturale del disturbo, perché poi, come abbiamo visto nelle traiettorie evolutive, c'è un 15% che rimane nell'evoluzione con tutti i sintomi completi, un altro 50%, quindi si arriva al 65% che faceva vedere Antonella, persiste, magari con dei sintomi all'inizio sotto soglia, ma che dopo i 18 anni diventano sopra soglia, e quindi c'è quella particolare, diciamo, organizzazione anche della personalità, no? Di cui diceva anche Gabriele prima, è che porta a determinare quella persona come caratterizzata in altre diagnosi, tra l'altro in studi negli adulti con delle interviste, diciamo, self-report, non emerge questo dato. Perché? Perché il soggetto da solo non lo porta, però i genitori intervistati rispetto ai bambini e alla storia lo dicono. Quindi anche questo è molto importante, anche negli strumenti di diagnosi e nella ricostruzione delle storie anamnestiche e dei passaggi di transizione. Quindi, primo snodo importante, ADHD, disturbi dirompenti degli impulsi, disturbo affettivo. Se io ho la disregolazione emotiva, questa mi connota, eccoli qua. Io parto da su, il Masi l'aveva fatta vedere, ma partendo dall'ADHD sotto e le varie traiettorie. Io parto, siamo in urgenza. A me può arrivare un paziente depresso, depresso con l'ansia, anche in urgenza. Abbiamo visto c'è una percentuale. Non è la maggior parte, perché per il 60% e più dei nostri pazienti arrivano per comportamenti dirompenti, antisociali e aggressività. Però ci sono anche questi, e questi qui io devo andarli ad attenzionare molto attentamente, perché, e nella letteratura emerge un filone di ricerca molto interessante, con dati chiaramente da prendere e da valutare attentamente. Però se io ho un ragazzo depresso che magari ha anche l'ansia in comorbidità e ha l'ADHD, io devo andare a valutare molto attentamente il rischio suicidario, perché la triade depressione, ADHD e il rischio suicidario è molto da attenzionare. E ci sono studi in letteratura, poi lo vediamo, che dicono, sono i due più importanti, diciamo, uno è di Biderman, quindi si può citare Biderman dicendo che suggeriscono, c'è una suggestione che se giovani vengono trattati con l'ADHD hanno più basse percentuali dei disturbi dell'umore. Allora, qui si dice depressione, ma in realtà non è depressione, sono i disturbi dell'umore. Quindi qui entriamo in una, questo è una review recente di un gruppo italiano, di colleghi, no? Il Pompili che si occupa di suicidio, insomma. Loro hanno analizzato tantissimi studi, sia nell'età infantile, sia nell'adolescenza, sia negli adulti. E si vede che appunto il massimo link del rischio c'è quando c'è anche l'abuso di sostanze. Perché? Questo ci deve far pensare cosa? Innanzitutto che in un paziente con un ADHD deve essere sempre indagata l'area della suicidalità, soprattutto poi se sono presenti sintomi depressivi, agitazione, disturbi del sonno. Questo emerge anche nel nostro campione, perché nel follow-up si vede come l'agitazione è un'agitazione anche con un disturbo del sonno, no? Quindi le fluttuazioni dell'umore, la rabbia, anche la qualità, l'affettività negativa del disturbo dell'umore. Ricordiamoci che una tipizzazione della depressione in adolescenza, soprattutto in urgenza, è importantissima, perché come noi sappiamo,
Molte depressioni sono poi, e questo anche in questo articolo, no, dove hanno delle correlazioni diverse, ci sono studi che dimostrano addirittura che trattando precocemente con il metilfenidato, cioè loro stressano proprio, no, il discorso che si vede un effetto protettivo. È chiaro che i fattori e le dimensioni attraverso i quali si passa sono molto da esplorare, e loro stessi dicono: attenzione a considerare le depressioni, che poi possono virare facilmente se io gli do soprattutto un antidepressivo nel follow-up insieme al litio, l'antipsicotico che si è beccato per l'aggressività in quel momento, dopo posso slatentizzare degli stati misti o comunque anche delle ciclicità. Perché anche la ciclotimia, no, è un'altra area di studio molto interessante, che poi torna nel nostro campione, ma questo lo vediamo dopo, in quella parte delle femmine che hanno come diceva la collega prima, quella parte dell'iceberg che non viene riconosciuto precocemente, ma nelle femmine l'ADHD inattentivo, che poi è quello che persiste di più come impatto funzionale, e quindi anche che può aprire la porta a comorbidità complesse, può andare a incidere di più su forme depressive che poi noi andiamo a vedere con gli agenti autolesivi e anche con i tentativi di suicidio. Quindi, sì, in questi chiaramente si cura prima il disturbo più invalidante, non è che io vado a curare l'ADHD, in urgenza io curo sicuramente il disturbo più invalidante. Qui devo capire se la depressione è una depressione unipolare, molto più rara, nel nostro campione, e quindi devo stare attento a dare un antidepressivo, però nel momento in cui curo la depressione posso anche, ci sono evidenze in letteratura, usare poi aggiungere metilfenidato, non andare su farmaci che prendono tutte e due i focus. Questo l'abbiamo già detto, che a seconda della comorbidità io posso avere delle traiettorie diverse. Chiaramente un disturbo bipolare che ha in comorbidità un ADHD è già un predittore per più, diciamo, grave per disturbi da uso di sostanze, suicidio e anche direi nei ragazzi per i disturbi dirompenti del comportamento. Quindi nei maschi, anche lì, lo studio del suicidio, deve essere fatto perché molti comportamenti che poi sono equivalenti suicidari, come si diceva una volta, no? Sono molto ricorrenti, e quindi, come faceva vedere Sara, c'è anche un rischio di vita proprio perché questi ragazzi arrivano a fare una vita veramente pericolosa, spericolata. Quindi, alta comorbidità con i disturbi del comportamento, abbiamo detto predittore importante, quello dei tratti talloso anemozionali, talmente importante. E sono i due, diciamo, specificatori più importanti, la disregolazione emotiva e i tratti talloso-anemozionali, perché a seconda di questi due specificatori io posso avere un'aggressività predatoria, no? In quelli che sono più, appunto, non esplosivi magari, o anche esplosivi, ma hanno anche quella subdola predatoria. L'aggressività predatoria è il più importante predittore di risposta negativa all'intervento farmacologico, ma anche a quello non farmacologico, se noi cominciamo tardi a curarli quando le comorbidità sono già, diciamo, ecco, questo concetto lo voglio dire perché è importante. Dunque, quando io ho, no, un'aggressività, un disturbo oppositivo provocatorio del comportamento con aggressività associato all'ADHD, anche qui, come abbiamo detto, no, nei disturbi dello spettro autistico con ritardo mentale che erano molto meno rispondenti, c'è un'alta percentuale di non rispondere, qui in questi ragazzi io devo andare a valutare l'opzione del metilfenidato, ma soprattutto anche da piccoli, perché c'è un abuso del risperidone. In questi pazienti è molto importante farlo, proprio perché quella porta d'ingresso, quel fattore, diciamo, prognostico negativo che io conosco, devo andarlo a ridurre. E questo è talmente vero
E l'Agenzia Italiana del Farmaco ha fatto diventare legge questo, no? Dal 1 luglio del 2019, che proprio si dice proprio che il risperidone deve essere dato a un trattamento a breve termine per problemi comportamentali, irritabilità, ritiro sociale, eccetera, eccetera, ma io glielo devo dare dopo in add-on al metilfenidato in soggetti ADHD e con disturbo oppositivo provocatorio, disturbo della conotta aggressività. Guardate che questo i neuropsichiatri infantili neanche lo conoscono, probabilmente. Quindi ricordiamocelo perché questo è importantissimo. Noi abbiamo una responsabilità nell'individuare precocemente queste traiettorie e questi fattori di rischio. Quindi il metilfenidato è un'indicazione prioritaria. Il risperidone viene dopo, in questi ragazzini con disturbi del comportamento aggressività dirompente senza disabilità intellettiva. L'ultima cosa che volevo dire, oltre alle diapositive che il MASE aveva fatto e tutto il discorso sicuramente importante della correlazione tra la genetica e l'ambiente, per cui il fattore di vulnerabilità genetico che l'ADHD rappresenta di per sé, e gli studi in letteratura confermano che c'è un'alta incidenza, ma anche nel nostro campione, se mettiamo insieme post-traumatico, disturbi dell'adattamento con sintomi comportamentali della condotta, cioè noi sappiamo che il DSM-5 li mette, i disturbi dell'adattamento adesso, nei disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti, in cui ci sono anche i disturbi dell'attaccamento, e torniamo alla giusta osservazione che faceva Dino prima. Quindi questo io ve lo metto lì. Sicuramente il post-traumatico non è il disturbo che ci interessa di più, nel senso che non è quello che rappresenta la tipologia dei traumi e degli eventi sfavorevoli infantili più frequenti e caratteristici dell'infanzia, perché noi sappiamo bene, nel nostro studio non l'abbiamo fatto, ma quanti ragazzini adottati noi intercettiamo nei nostri servizi, e vedo che fate sì con la testa, questi ragazzini adottati nella loro storia avranno sì l'ADHD, ma hanno anche tutta una costellazione di esperienze sfavorevoli infantili. Ora io metto qui, ma come suggestione, no? Questo disturbo post-traumatico dello sviluppo di Van der Kolk, che era stato proposto, Mignano si ripropone, però insomma abbiamo fatto per dire che se uno gli capita nei primi anni della vita di avere della roba del genere, abusi, maltrattamento, non posso pensare che sia soltanto la vulnerabilità dell'ADHD a portare. Sicuramente c'è e non dobbiamo leggere tutto come trauma, però questa è un'altra popolazione importante perché? Perché c'è lo studio di Felitti, no? Quello del 98, dove diceva che laddove è maggiore l'intensità dell'esperienza traumatica infantile subita, maggiore risulta l'incidenza non solo di depressione e suicidio, ma anche di malattie. Di malattie, quindi, come diceva Sara, non solo per gli accidenti e gli incidenti e la vita erribonda e spericolata, ma anche perché io sto male e non trovo pace. Quindi, questo per dire che nelle nostre, anche il suicidio, guardate qua, se si sommano, l'ACE è Adverse Childhood Experience Score, se aumentano, ma questo soprattutto nei primi anni di vita, perché il cervello è più permeabile. Se uno gli capita dopo, già è più fortunato, ma se gli capita all'inizio, guardate come l'associazione di più eventi gravi porta a un aumento esponenziale anche dei tentativi di suicidio. Quindi io concludo dicendo che anche nella nostra, diciamo, impostazione del trattamento dobbiamo essere molto attenti a individuare queste traiettorie, avere in mente questi predittori importanti e questi quattro semplificatori di sottogruppi, ma che semplificano, ma che sono delle lampadine nella testa. Perché? Perché in uno così io devo lavorare sicuramente molto sull'ambiente, non posso dargli solo il metilfenidato e non glielo do se è, però non posso non fare anche, che ne so, dei trattamenti mirati al trauma, al focus del trauma, oltre a quelli cognitivo-comportamentali che comunque in letteratura, tra tutte diciamo, le meta-analisi che sono state fatte su quali sono i più efficaci trattamenti anche negli adulti, sono quelli cognitivo-comportamentali, solo quelli hanno una significatività. Nei bambini sicuramente, soprattutto sia individuali che di gruppo. Una cosa interessante negli adulti è che non c'è quella di gruppo, ma
ci sono degli studi ora sulla mindfulness, ma anche su altre, diciamo, approcci che sono più centrati anche sicuramente ai disturbi aggregati. Rispetto al trattamento farmacologico, è la prima scelta negli adulti e nelle forme gravi infantili. Nei bambini sicuramente il trattamento farmacologico è più efficace, ma anche perché c'è una ragione di peso, no? I dosaggi sono maggiori perché il peso è minore e anche la comorbidità è minore nel bambino. E poi comunque ricordiamoci che c'è un 30% di non responder, che su quelli gli orizzonti poi futuri parlano di nuovi approcci, addirittura dei cannabinoidi, però sono cose proprio ancora in esplorazione. Va bene, mi fermo qui. Grazie. Okay.